Per chi fosse interessato, Filippo Luperini, numero uno cobra in assoluto. Cobra. Tre capelli in testa anche. No, quattro. 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 Se fa lo shampoo quello buono, sono in mezzo. Sono ancora quattro. Lo shampoo quello del supermercatino, mezzo. Quello... Terri di poco. Terri di però poco. Però vedete, camicina aperta, pantaloncino corto. Ieri parla. Calzino con la ciabattina, no, perfetto. Sono il numero uno. Ciao, mi saluti. Ciao Albert. Ciao, ciao ragazzi. Torniamo su Alessio, vediamo che sta combinando. Sbando la valigia che porto dietro da 3 mesi. Ecco la Gianna, nessuno è interessato, solo io, la buon vecchia Gianna. Ma zio cane che topo il cobra, ci dicono. Ma però che è Nico Bianchini. Senti, ciao Nico. Matteo, stai impazzendo. Ma brutto, come un veloce, ma che cazzo guardi i video e non rispondi ai ma messaggi sei, su WhatsApp? In diretta, sì, si stanno guardando tutti. Allora vi devo far vedere una cosa. Le mutande del Genti. E questi ce li ricordiamo. Ti ricordi questo? Ragazzi, vi ricordate quelle, quella specie di pigiama con i gelati? Dai, come dimenticartelo? Ciao, dai, fanpage, ti salutiamo. No, dai. Salutami tutti, saluti a tutti quanti del... Ma non con sto pigiama. Fallo vedere bene. No, non posso andare vestita così. Che è sta roba, raga? No. Brutta roba. Il pigiama che tanto piace a Matt, insomma. Dove siete? A Milano? A casa del grandissimo Cobra. Cobra, ci andiamo con te, eh? Faccio un saluto ai nostri amici. Ciao ragazzi, seguite Matteo e Alessia, numero uno. No, seguite numero il Cobra, due, numero uno, Cobra. Numero uno, incredibile. Il Cobra che è... Bianchini ti prende a schiaffi, c'è scritto qui. Andate a vivere insieme, magari. Che cazzo vuole Bianchini? Bianchini ti vorrebbe per sé, ma la Gianna ti difende. Grazie a tutti. Bianchini non risponde. C'è anche Rudy adesso. Quello con i fiocchi, ce l'hai quello con i fiocchi? Ci chiedono a farli vedere a tutti quello con i fiocchi. Me lo metto stasera. No, raga, non diciamo cazzate. Vai a dormire sul divano. No, stasera. No. Guarda come sono ancora vestita da oggi. Tira fuori il pigiama. Tira fuori il pigiama con i fiocchi, dai. Vestita così da quando siamo andati da Barbara. Scherzavo, infatti, mi piace quello con i fiocchetti. Lo sanno tutti ormai che il mio preferito è quello con i fiocchi. Lo sappiamo. È la cosa più antisesso di questo mondo, quel pigiama. Grande Gabriele. Numero uno, Gabriele. Ah, che salutiamo. Sì, non è giusto, Gabriele, ti saluto, però non è giusto ciò che dici. Quando viene a Viareggio, spero presto, ragazzi. Speriamo, lunedì, martedì. Non si sa. Siamo un po' pieni di impegni. Dobbiamo andare, ragazzi. Dobbiamo andare a Volvera, dobbiamo andare a Viareggio. Da Londra. Da Londra. Io saluta Barbara Brittany, ti saluta. E tu chi saluti? Saluti. Matteo, Mola, Alessia, andiamo a Ibiza. Dario Canto, sei veramente un grande, vedi? Provami. Dario, sentiamoci in direct, organizzare Ibiza di testa a testa. Vediamo chi molla prima. Guarda cosa c'ho qui. Stamani stavamo a Roma, poi oggi pomeriggio a Milano. Questo, ragazzi, è il fazzoletto di Alessia nell'ultima cena di gala. Porca di... Daremo fuoco in diretta per i nostri followers. No, Matteo, gli accappatoi. Gli accappatoi. Ma cosa ne pensi degli accappatoi? Non me li fa vedere. Allora. Tira fuori. Non l'ho seguita, cioè, non l'ho seguita. Raccontami, raccontami. Pippo il Cobra. Sì, come il mio, sì, il puntoni. Si sente male, scusatemi, perché non sono handicappato a fare queste cose. Non si sente nulla, avete ragione, scusatemi. Ci ha rotto il cazzo, ora che vuole. Attenzione ai rotaboli. Non tu, ce l'ho con lui. Figurati. Microfono, occhio alle mani, giustamente dicono, è un po' ambigua come cosa, ci può stare. L'accappatoio azzurro vogliono vedere. Perché se ne intendono, capito? Non sono. Io ancora non l'ho tirato fuori dalla valigia, accappatoio azzurro. Io voglio la storia. Accappatoio azzurro, ragazzi. Dai, spiega la storia dell'accappatoio azzurro. Ma spiegala te, roba tua. Sono ragazzi, ma non ce la dita sul microfono, probabilmente non lo so perché non mi va il telefono. Ciao Simona, ti salutiamo. Alessia la faccia. Perché sull'accappatoio azzurro hai avuto un attimo di mancamento, Ale. Si è visto un po' in difficoltà. In casa era un po' noioso l'accappatoio azzurro. Non si sapeva. Matte, la salvi la diretta, volentieri.
Matte, ma dove andate? No, siamo appena arrivati a Milano, ragazzi, siamo da arrivati oggi. a Milano oggi, siamo andati da Barbara. Sì, ho fatto i capelli ieri perché c'avevo un'insalatina in testa. Ma non c'è storia. Non è che sei bellissimo. Grazie. Alessia impazzisce quando vede Matteo in accappatoio azzurro. No, hai capito? Cosa ne pensi, Cobra? Io non so la storia, me la potete raccontare? Dai, raccontiamo la storia, ragazzi, dai. Ci mettiamo qua, Ale, dai, raccontiamo la storia. Dai. Quindi? Allora. E qua, Pippo il Cobra, dai, vieni con me, vieni accanto a me. Sai che sei un po' bruttino, però. Oddio, ma sai che vengo lì qua? Guarda le visualizzazioni tra un secondo, vai. Che cosa accadde quel giorno? Eccomi qua. Allora, quel giorno che arrivarono gli accappatoi di vari colori, tra cui c'era il rosso, c'era il grigio, c'era l'azzurro. Matteo pensò bene di andare a fare la doccia e tornare da me in camera con un accappatoio azzurro e in testa un asciugamano azzurra. E cercava di guardarmi con quello sguardo. Com'era lo sguardo? Così. Un po' sexy? Un po' sexy, voleva provocare. Chi? Io? Sì, ma sì, poi dite sempre che sia stata io la persona che ha provocato. Il triciclo, ragazzi, è sparito, non si sa dove. L'hanno rubato. Grazie al cielo. Sì, vabbè, però forse meglio ci fosse stato. Torna anche te, dai. Ma che è sta roba? Che cazzo non lo so fare. Il corpo ce l'aveva con nucleosi, ragazzi. Che cazzo dici? Ale, fai le faccette. Va bene, finisci la storia, Ale, voglio capire. Ma sotto la capatoia c'aveva le mutande o era nuda? Non lo so, però so solo che no, Matteo... No, no, dicelo sul serio, dai. Cos'è successo, Matteo, un giorno? Non c'ero, non me lo ricordo. Tu non c'eri. Sì, ciao, hai vinto il bacio più passionale del GF numero 15. Ah. Te lo sei dimenticato. Il bacio più passionale. Ma l'ho vinto io o l'hai vinto tu? Ale, noi abbiamo vinto dell'accappatoio, perciò la verità. Dai, ce l'ho mandato, vogliamo vedere... No, Matteo, voglio vedere il video della capatoia. Hai visto il video della piscina? L'avete visto? Sì, fantastico. Della grazie valigia, mille, della valigia. Siete stati dei grandi, ragazzi, impressionante. Sì, dai, guardalo e mandalo il video dell'accappatoio. Il video dell'accappatoio, il video della piscina. È il compleanno di Samuel. Samuel, tanti auguri. Ale, fagli auguri a Samuel, dai. Tanti auguri, Samuel. Dai, Cobra, auguri. Tanti auguri. Ciao, Samuel, auguroni. Quando ci offri da bere? Che giorno è oggi? Mercoledì. Ale, fai vedere quando piangi. Ma perché, ragazzi? Perché ma sei brutta. Allora, scusatemi. Matte, ricordi tu nel 2016 che fascia io presi? Miss Cotechino bagnato 2014. Miss. Miss psicofarmaco scaduto. E poi? Oddio, tutti gli altri quelli erano. Miss insaccato. Salutate la mia anonima. A novembre. Matte, abbiamo visto che tutti la presenza di Matteo sotto l'accappatoio. Senti roba. Matteo, cosa hai fatto? Davvero in TV? È in TV. Cosa hai fatto? Raccontacelo, gente. Ah, ce l'ho mandato quel video, io non l'ho mai visto. No, no, raga, tutto sbagliato. Ragazzi, ma troppi commenti, non si vedono. Pensieri sbagliati. Miss Cotechino, Miss Insaccato Stagionato, tutti ce le stanno tirando fuori, guarda. Vai, Miss... Miss Psicofarmaco Scaduto, ma che c'è là? Vai, vai, raga, quanti erano? Ah, no. La vera fascia che ha vinto è Miss Ambition 2018. Ricordiamo Piemonte e dintorni. Perché io, le altre... Cosa faccio, Matteo? Delle altre? Dillo, dai. Le altre nemmeno le conosco. Che umile la prete, raga. Ciao, Andrea. Perché Matteo mi chiese quel giorno se ero tra le 5 ragazze più carine, ambite più di Torino. Ambite. Più ambite di Torino. Miss Aleste ritorna a studiare che è meglio, ma ormai il cervello se l'è bruciato, ragazzi, no. Quindi ormai è andato. No, ragazzi, io so. Guarda questa quanti cuori, genti! Quindi... Già detti ti amo, no, però non ti sopporto più, può bastare, credo. Lì ci siamo detti ti amo. Ma ciao Carlotta! Saluta Carlotta. Ciao Carlotta, in realtà vorrei salutare tu. Allora, aspettate, ci tengo a fare una cosa. Siccome il tempo oggi è stato veramente poco per fare tante cose con voi, io ci tengo a salutare tutti i nostri gruppi di fan. Di fan, soprattutto chi oggi ha speso delle bellissime parole per noi dopo aver seguito il programma di Barbara, pomeriggio 5. Siete stati grandiosi, ho letto quasi tutti i vostri commenti. Vorrei rispondere a tutti quanti, però vi giuro. È una giornata interminabile. Siete stupendi. Ciao Sofì.
Ah, ricordiamo domani per chi volesse, siamo a mattino 5. Domani mattina siamo a mattino 5. Se la prete sempre perché dorme perché? Sempre. Perché? No, mi sembra che sono 4 giorni ragazzi che non chiudo occhio. Poi, domani siamo a mattino 5, mentre il pomeriggio faremo delle... Non ci fermerò un attimo nemmeno domani. Aspetta perciò... che c'è una via regina in chat. Ciao Letizia! Troppo bella via regina. Ragazzi non riusciamo a essere presenti perché domani davvero c'hanno tante cose a fare, siamo super impegnati. Guarda che bello il mio piede! No, vabbè. Abbiamo quel fiocco, la capota, vogliono quello. Che sta facendo? Non lo so. C'hanno l'incubi, fa poi si va a letto per queste facce. Ragazzi, scusate, guarda che condizioni che ha. Non si regge i piedi. Oh, c'ho 16. Scusami, fammi prendere un po'. Stai fermo. È il mio compleanno, Dani! Auguri Dani, voglio farvi vedere la mia... A parte mi ha dato la stanchezza, la voce. Guardate in che condizioni sono. Siamo preparati domani. Guarda il cobra che è un bel topo. Eccolo il cobra! Cobra! Cobra, che topo sei? Sono morto, cazzo. Cos'è che sei? Sono morto. Perché? Porca madonna, con quell'insolito che avevi fino a ieri. T'ha salvato un parrucchiere romano. Porca. Siamo in diretta, non sono cobra, professionale. Cobra, subito, cobra, sei stato eliminato e squalificato da casa del grande fratello. Mi spiace. No. Dai. Matteo, cosa stai facendo? Cobra, che gli cazzo. È la punizione. Eccolo. Eccolo Matteo in versione adolescenziale. Dite che Matteo. Matteo, secondo voi è una persona adolescenziale? Perché hai la mia scimmia in mano? La stai usando come deterrente? Guarda che bella la mia scimmia. La scimmia ce l'ha la mia scimmia. Parliamo di scimmie, ragazzi. Che bello che sei. Grazie. Così non c'è più. Così sei il top. Sono da vomito. Ale, se tu sei bella, ma tu mi mandi un bacio? Ale, i lividi sulle gambe? Casca sempre in terra, raga. Non mi fa mire. Matteo, ti prego. Aiuto. Allora, Matteo... Ora lo chiedo a noi, a me piace tantissimo, con la scimmietta in mano. Ale, vieni a Via Reggio a far serata. Matteo, ma questa va detta alle 10:30, raga, ma che serata? Dai ragazzi, chi è che vuole il saluto di Matteo? C'è un sì dai vicini di Ale, sì Alessia Matteo GF, sì da Paola Signorelli, sì Alessia Prete Fanpage. Vabbè, ma mi fate contro però, eh. Sì, sì, c'è una mano? Dai Matteo, facci il saluto. Hai... pochissimo tempo per farlo. No. Solo per me? Sono solo per i tuoi fan? Solo per i fan di chi? Tuoi? No. No, però ti sei nascosto la faccia. Niente, togli la mia scimmietta. Non ci sta. No, non ci credo, sei un pazzo. Anche da questa parte, prego. No, basta, raga. No, è bellissima. Mi guarda. Tu pensi di avere ancora... Mi sta guardando. Ma tu pensi... Mamma, mi sta guardando mia madre, la mia zia, i miei primi nipoti. No, allora, adesso parlo io. Perché tu pensi di avere ancora una dignità? Spiega. Mia madre magari è così. Ragazzi, gli errori umani. Ragazzi, non va più il aspetta che lo faccio ripartire. Una foto di qualche giorno fa nella casa. Ragazzi, secondo voi il cobra ha una bella testa o no? Bella lustra, riflesso, luce. Adesso secondo voi, no? Data domani dopo cosa c'ho?
facciamo la gig promo. Matteo, il ciclo. Sperata. Vabbè, tu comunque hai trovato i minuti per fare il sonnellino, quello. Winnie Pooh dorme sempre, ricordo. Tranquillo, Sasà, se sono a Torino venerdì sera o sabato ti chiamiamo, promesso. Ma il tuo amico? Sì, giocava con me. Sì. È di Torino. Sasà? Salvatore Delia, difensore del Bari. È dell'89. No, non lo conosco. Ciao anche ad Alessia Sconvolz, Jig Promotion dice. Si è un po' sconvolta, ragazzi. Cioè, capite, no? Ero con voi, ero già sconvolta. Figuriamoci adesso che vi sono arrivata. Boh, dai, chiudiamo. Domani quello che c'è ci si mette. Beh. Ormai ho fatto schifo per il Cobra è veramente un bel ragazzo, comunque. Guarda che spettacolo. Che tecnico. Barbetta incolta. Fascino da manager consumato. Cobra numero uno, ragazzi. Sorriso da... Ok. Tutte... sei. Sei a parte che se lo pigiava con i fiocchi, non ho più niente da mettere, te ne presto una io, sono di Napoli, ti sei dimenticato, però vivi a Torino, sa, dai, questo ragazzo è molto noioso, a quest'ora potrebbe essere altro che triciclo. Questo c'è sempre. Per quale squadra, ragazzi? Avvocati, non stavo letto, ma cosa mi ha dato? È ancora purtroppo no. Ma quello valigia si chiude, no, illegale. Cioè, non so ascoltare. Vero, vero Diana Ferrari. Il Cobra non è un serpente, mi dico. No. Ma è un pelato potente, giusto? Il Cobra non è un serpente. Sai che fuori dal... i paparazzi per fare le foto, prendiamo sta cosa qui che non succederà mai più. I paparazzi, la volta che fatto si prende i capelli, sì, la volta che si prende l'evento nazionale, raga, ciao ciao Sara, raga, ho trovato cosa per domani in camicetta così bella, questa è veramente bella, comunque brava Ale, questa me l'hanno regalata, zitto, sei anche chi. Nomi? Questa qua me l'hanno regalata le mie amiche. Mi manca stare nella casa del GF. Per il momento no. No, a Matteo manca dormire. C'è un commento che dopo lo dico, scusami. E no. No, per il momento no, ma i miei amici mi mancava. La mia famiglia. E ora si sta bene a casa, ragazzi. Grazie. Io no. Il Cobra è abbastanza lo. Ciao Marco, certo che ti saluto. Giocate a boccette? No. Guarda adesso cosa sta facendo, finisce. Mi sono una riunione condominiale. Mi sei persa pure questa, Cobra. Ragazzi, ma le riunioni condominiali? No. Mi sono persa questa, ragazzi. Ma Pippo! Raccontami le riunioni condominiali. Questo lo racconti tu. Allora, intanto ti saluto a Fede Biretta, dicono qui, eh. Ma al GF mangiavate tanto? Dipende... dal budget, i primi giorni sì, ragazzi. Quando poi dopo. Se poi però arrivava Simone Coccio, divorava tutto e si restava senza nulla. No. Ma in tutto questo il Cobra tiene la candela. Ragazzi, il Cobra è sposato con una bambina in attesa, quindi può fare solo questo ormai. Il pigiama nuovo, no, un viaggio da due giorni praticamente. Che faceva. Ah, ricordano il pigiama nuovo! Ale shopping obbliga Matteo. Cioè?
No, Matte! Guarda che cosa qui! Oh, vedi? Le riunioni purtroppo non le facevano vedere. Però sappi la mia faccia! Vediamo. Mamma le. Ti rendi conto? Però adesso te ne faccio vedere una solo per te. Dovete partire. Questa non l'hai vista tu. Cosa hai visto? Del dolce. Ricordiamo, grandissimo. No, siamo arrivati a Milano oggi. Domani siamo a mattina 5, ragazzi. Sei geloso, mi chiedono. Sono geloso, Ale, rispondi. No, sei tu. Fammi un tipo il cobra non è un serpente ma un pelato potente, per cortesia. Il cobra non è... è un pelato potente. A te. Prima o poi credo che vincerà l'est nelle boccette. Quando giocherò bendato senza mani, probabilmente sì. Matteo, fai vedere i tuoi fan questi. Cos'è? Verrà al carnevale? Penso proprio di sì. Capello devastante il cobra. Senti roba. Te sei soltanto un invidioso, guarda qua. Ragazzi, ma non rende l'idea ancora più lucida dal vero, cobra, eh? Ti prego, questi sono solo per facciamo te. Una petizione per mandare il cobra al prossimo grande fratello. E il cobra. Ehi, guarda che roba. Sì, ma come darti torto? Fra. Ma te sei un laureato, ma lavori nelle migliori aziende di Milano e ti comporti così o cobra, eh? Batti le ciao Nancy, salutiamo certamente. Matteo, fai la... Ciao Tumblr Italia Official. Official. Che facciamo? Tieni, tieni, fate un selfie, vai. Non mi stava, me non mi arrivano. C'ho troppo cervello, cobra. Troppa testa. Alessia Capelli. Questo chi se lo ricorda? Ragazzi, questo è reperto storico del Neolitico. Tornerete a Roma, sicuramente. Dillo, non sappiamo ancora quanto, ma sì. Ma come? Sabato siamo a Roma. Ciao ragazzi, non rispondete mai. No, Vanetta, perché non ti leggiamo. Il cobra ci distrae con la sua pelata. Perché ci ha rotto il cazzo. Matte compra un bel... Appena lo compriamo, ragazzi, ve lo facciamo vedere. Vestito rosa del bacio, ci chiedo. No. Spera, raga. Faccio la cosa del bacio. Questi consigli sono seri, perché sto impazzendo, non so cosa mettere domani mattino 5. Obbligo e verità. E poi dobbiamo fare riprese per Milano. Perciò ho bisogno di 3 outfit. Cosa metto? Dovresti essere geloso. Alessia è tanta roba. Come darti torto? Oh, carino, grazie. Maschio o femmina? Una femminuccia. Una carina, amore. No ragazzi, questa non è casa mia, è casa del... Questo è il cobra. Cobra? Scusa, sto giocando con il... È piede. Casa tua, no? Presentati ragazzi. Ma sei geloso? Non troppo. Il giusto. Porca puttana, buonanotte. Se ti fanno arrabbiare... Sì, divento una bestia, infatti, raga. Infatti poi, cioè, cosa fai tu? Gli asfalti. Però un po' che si muove. Cobra, c'è un insulto all'intelligenza umana. No, cobra, ti stanno troppo bene. Ciao Simona. No, io non ho questa espressione. Alessia, aprete fanpage. Saluta Alessia, aprete fanpage. Ma secondo voi, no? Ho più gli occhi a cuore così. Aspetta. Ma perché mi sta... Oh, cobra, te stavano. Certo. Così. Ciao Aurora. Ah, è un sondaggio. Ho più gli occhi a cuore così. O così. Mamma, quanto sei brutta lei. altro che incubi. Rifaresti di nuovo il GF. È un'esperienza fantastica, ragazzi. Vediamolo, va, può essere... Sono stanco. La pettinatura del... Cobra. Ah, queste sono persone intelligenti. Lo sprossella, certo che grazie per i meravigliosi. Alessia, saluta Giusy. Ciao Giusy. Ma anche un pochino più di sentimento, però d'allegria. Dai. Raga, questo è un cato, è un
è un catorcio. Mi hai demolita, Matte. Ma proprio psicologicamente non ce la faccio più. Che... Guarda come butto anche la giacca. Vai. Ma qui dentro che c'è? Lo spazzolino. E fu così che arrivò la fine di Matteo. Ciao ragazzi, buonanotte, si va a letto. Il cobra va a letto fisico. Matteo, ma tu devi fare la doccia. In vacanza, ragazzi, ancora. Ma devi mettere mutandine qui. Ma sono sozzo, mica mi queste. Oh. Che bella sera tua. Vestito corto rosa. Raga, ma si va a letto ora? Ciao Valeri, come non ti salutiamo mai? Perché non ti leggiamo. Matteo, mi danno mano a chiudere la valigia senza buttarla in piscina. Ragazzi, l'aiuto o no? Che dite? No, no, anzi, aiutala che ti faccio la ripresa, vai. Dai. Alessia, aprite fanpage, mi salutate. Ciao ragazze. Chiudiamo questa magnifica. Vedi che mi sembra un po' loro, niente. Vai, vai. Vai, ora ti riconosco. Dai, no, aspetta, non so. Per bene, sennò per male. C'è anche la cosa rotta, cioè tra. Sì, vedi tu in piscina sei sfasciata stava lì. Eh beh, perché l'acqua sfascia, cioè. L'abito rosa antico della notizia di chi? Ma salutami. Chi è? Quando quei due si erano lasciati. Chi è? Ale, metti la tuta nera che piace tanto a Matteo. Oh. No, non si può. Devo mettere la tuta nera domani, secondo me. Dai, tu sento la lavatrice, hai ragione, è finita, ragazzi. Va, Ale, prendi chiude, dai. Vai, te chiude la valigia. Alessia è stupenda, vedi come deve tettare. Se ha tratta male prende a schiaffi, così dopo capelli, se ce ne ha 5 diventano 3. Che schifo. Come vergognati, come vergognati. No, questo non lo accetto, ragazzi. Sì, è la Gianna. È deludente. Ah. Io vado a fare la doccia. Un tempo mi amava. Vado a fare una doccia nel bagno del corpo. Danilo official, maledetto. Lilletto! Ragazzi, un saluto. A Lilletto! Faccio di questa, oh! Questa è una roba seria. Con la cingola. Uno, ci vediamo adesso, Peppe. Raga, non so come chiudere questa, consigli? Io, vai. No, no, fa... Giori Fra dice, ma lei ti ama. Dai. Tu lo ami? Qui dicono. Che? Ma lei ti ama? È una domanda. Ah. Tu lo ami? No. Ciao Danilo. A chi? A questo qui. Ragazzi, seguite Lillo perché è veramente il pezzo meglio del GF15. Matteo, ma ti prego, c'hai 30 anni, così puoi vedere come chiudiamo la valigia. Danilo scrive, a pappa sueno. Vai. Vai. Bella. Aspetta, Matteo. No, ma quella di no, ma così... Ma dall'altra parte. Che pappa, oh, ma sei proprio... Che fa palestra questa ragazza? Sto sudando. Matteo, non si chiude. Troppo belli, c'è Danilo. Ragazzi, un saluto. Dai, ma me la sfondi la valigia. Ma perché ce l'hai con sta valigia? Ce l'ho fatta, raga, ce l'ho fatta. Grande. Lillo l'ha salutato, ragazzi, o no? Lillo l'hanno salutati. Ragazzi, io non ce la faccio a star dietro. Ma quanti cazzo scrivete? Danilo Aquilino accetta. Che cazzo ho? Oh, ragazzi, non ce la faccio più. Mi salutate? Ragazzi, io vi saluto, vado a fare una doccia. Perfetto. Mm? Fate la diretta con i fan. Accetta la richiesta. Sta la diretta con i fan? Non lo so. A papà suenno. Dicono, comunque vestito mezzo elegante per la diretta e per le riprese... Scialla pazza. Oh, Cobra, di Adale e Matte che hanno un sacco di fan spagnoli, soprattutto su Twitter. Noi si vuole, ragazzi. Veramente? Non abbiamo Twitter, ragazzi? No. Matteo, fai un profilo su Twitter. Guarda, Beppino ci ringrazia. Grande Beppino. Ti chiama a fare sto lavoro, Cobra? T'assumo, lo vuoi fare? Sì, mi dai 100 euro all'ora. Non c'è problemi. Ma domani quanti sono? Che sei. 12 ore? 1200. Invece che chiudere, che ho scritto? Butta le... Quanto sei bello, Matte, grazie. Ma chi state riprendendo? Tu. E la tua valigia, guarda, mettila accanto. Mettila accanto. La mia valigia che è finita in acqua 15 volte. Come mai? Che Matte mi faceva. Ragazzi, io non so un cazzo. Domani dovete farmi una lezione su due cose. Cioè, 50 tu non sai giorni. Niente di noi. Ma perché siamo. Che scritto? C'è un cobra qui, aspetta un po'. Cobra, secondo te l'ama? Secondo... Questa è una bella domanda. Secondo me il gente. Vi saluto. No,
vado a fare la doccia. Senti, secondo me è molto innamorato, ragazzi. Non lo vuole dire, ma è molto innamorato. Secondo voi? Forza, diteci. C'è Angelo, dov'è Angelo? C'è Angelino. Ma dov'è Angelino? No, Angelino, è una cosa molto seria io e te. Ma come si chiama? Ma come si fa a mettere... Come fa? Accettate, guarda Tony, c'è il Palazzolo, il grande Tony. Il grande della Versilia. Oh, copre il tuo scu... Il tuo? Scucco mi sta... Senti, che schiucchiera che c'è il copre! Senti che sono il copre! Porco. Ora lo gonfio, dove lo fai col cazzo? Ragazzi, adesso se n'è andata. Ragazzi, noi ce ne andiamo anche noi. Che c'è scritto lì? Angelo e Danilo. La richiesta da diretta, Danilo. Che continua, non so come sei qua. Non lo so come si fa, raga. Trasmetto in diretta con... Eccolo. Eccolo qui. Aggiungi. Ma aspetta. Aspetta, aggiungi. Non ci credo, c'è anche io. Pappa Suenni si sveglia. Oh. Ecco. Come va, dai, eccolo. Ma deve arrivare il piatto, cazzo. Non ti sento. C'è il wifi preistorico. Ma che cazzo? Ma davvero fai? Ma perché stai in macchina? E che vuol dire? Sì. Sto io. Cambia il criceto lì. Ti aspettano? Nulla? Niente? Oh, c'è Bianchini in diretta. Esemplare di cobra scoiato, capelli poche, fame tanta. Dove siamo? A casa del cobra a Milano. Parlare senza telecamere, tanta roba, non puoi capire. Anche perché laggiù dentro tante cose veramente non si possono dire. Ma quanto mesi che non tira una bestemmia. Dormite in tre stasera, no? Al cobra, ragazzi, è bruttino, ci vuole coraggio. Sì, nascondi la valigia, nascondiamo la valigia, giustissimo. Sì, la nascondi. Ma il problema, la casa del cobra, no, le nascondi, cosa potremmo nascondere, ragazzi? Falli mettere la tua domani, non so se la vuol mettere. Rodolfo dov'è? Ragazzi, Rodolfo è a Milano a fare danni stasera. Chi fosse interessato a lui lo può contattare sul suo profilo Instagram. Ciao Samuel, certo che ti saluto. Dimmi. Mi passi la roba da vestire che ho lasciato sul letto. La roba da vestire di Alessia la passiamo adesso. Sul letto, la tuta. Chi ti ha fatto il casino non c'è più. Quale, Ale, non la trovo? Nascondi il cobra sotto il letto. Questa? Oh! Questa roba qua? Ale, private non si... Private party? Private party? Ma te metti sta... Ma che roba è, ragazzi? No. Mo andiamo di là, guardate cosa faccio. Vieni con me, cobra, vieni con me. Aspettate, ragazzi, eh. No, non entrare. Non entriamo? Ti passiamo la maglietta private party. Siccome a noi questa non ci piace adesso... Ha detto? È una delle ultime che ha. Vabbè, questo. Mo facciamo, la facciamo smanicata, ragazzi, la maglietta. Sì, Ale, è più bellina. Dove sono le forbici? Vai cobra. Giù. Lì attaccate, lì, quelle verdi. Ragazzi, mo facciamo una smanicata, Quando andiamo a Viareggio? Andiamo a Viareggio, penso settimana prossima. Non ce la faccio indossarla, abbiamo fatto un monospalla? È cascata. Aspetta.
No. Sei in condizioni presentabili, sono in diretta, eh? Una spalla c'è, una non c'è. Il monospalla di Alessia. La magia di qua c'è. Dai, io faccio un stato dei private party così. Monospalla. Monospalla. Monospalla is the new tendenza 2018. Ciao, grazie. Oh, you is the new mentina. Ragazzi, ma ne facciamo un altro però, aspettate, eh. Che li inventiamo Alessia adesso? Sì, dormi in bagno stasera, dammi retta, lei. Facciamo peggio che al GF, non dormi stanotte. Il cobra non è un serpente, ma un pelato potente. Luna ti saluta. Ale ti saluta Luna, salutala. Ciao Luna. La diretta con Lucia e Filippo, ragazzi, magari domani se sono con a mattino 5, perché non ci siamo. Siamo solo io, Alessia e il cobra. Quindi c'è il triciclo tutti in motorino. E via, sulle ruote. Tutti impennati. Matteo. Dimmi. Il pantalone l'abbiamo regalato. Ciao Pasqua. Ritornerai col calcio, Luca? Spero di sì. Penso ad agosto di decidere. Cerca nel cuore, oggi l'ha ascoltata Alessia, ma non penso l'abbia apprezzata molto perché non gli piace Ligabue, quindi. Ora l'ascoltiamo, dai. Che belle pantofole del cobra, vediamo un po' le pantofole del cobra. Ciao Mattie, da Spa. Ragazzi, il cobra ha una classe innata da lì. Ciabattina da Spa, calzino nero, pantalone della tuta brutto che non si può vedere, camicina sudata, sguardo sexy e pelata. E pelata importante. Ah, oh. Mi fai male. Mi dai il pantalone sì o no? Ragazzi, il pantalone non c'è, l'avete visto voi? C'ha le bocce. C'ho le bocce. C'ha un Winnie Pooh. Ma che imbarazzante è sta maglietta? Che è? Vediamo, ci sei? No. Allora, prendiamo il pantalone che poi vedremo Alessia con lo smanicato Is The Way in 2018. Ura dalla stanza. Alessia la pululunghi per i finfinfl. Dovresti capire. Io? Che squadra ti fate? Alessia, Juve. Cobra, Fiorentina. E io sto per il Vicenza. Ciao, Miri. Il wifi del cobra fa cagare, non solo il wifi, anche la sua pelata. Con la mia alza di picchio. Così dopo di dire. Il cobra dove dorme? Ragazzi, questo è il letto del cobra. Con. Con. Come cazzo si chiama sto coso? Ventilatore. Col ventilatore per i capelli. Le bocce e tu vieni le pu. Taglia anche un pantalone. Ragazzi, era un po' troppo perché non ce n'ha più, se no. Sei pronta, Ale? Per il monospalla? Ah, eccola qua. Ragazzi, dimmi per bene dai tuoi follower, dai tuoi fan. Dai. Girati un attimo, Ale, dai. Ma che girati così? Vedi la spalla del lavoro che ho fatto. Ragazzi, è bellissimo. Per chi volesse ordinarlo, Instagram Direct, ci pensa il cobra alle spedizioni, eh? E al taglio manica. Non è giusto percolarmi così, Ma quanto sei sottore? Tanto, sicuramente tanto. Lillo dei Palazzi. Oh, abbiamo fatto la direct con Lillo. Ma come si fa? Ma c'è il telefono a carbonella, non prendeva. Lillo era una macchina. Domani la rifacciamo, però. Grande fratello, vai Lorena, certo che ti salutiamo. Cobra, saluta Lorena. Ciao Lorena, buonanotte. Magari le vacanze in Brasile. Pelata away. Ragazzi, qui ti sta. Acqua, signor Cobra. Mamma mia, il Cobra ce ne ha 2, 4, 6, 8. In frigo. Dai, c'è anche la birra, c'è anche la coca. No, basta. Ragazzi, birra, coca o acqua? Torna a Vicenza, magari. Non poteva che essere diventina sta figa. Mamma. Tra tanti pregi, almeno un difetto ci poteva essere. Ma questa è casa del Cobra, sì, ragazzi. Cobra lavora a Milano. Non si direbbe perché sembra veramente un cretino, mi sto così, ma è un super manager, lavora qua da ormai 4 anni e quando veniamo a Milano siamo suoi ospiti in questa dimora, bellissima. Ragazzi, guarda. Com'è che sei così attivo? Ragazzi, io la notte ero attivo, era il giorno che dormivo. Sì, infatti, ci ho rotto il cazzo, ci vai a letto, eh. Io domattina lavoro, mica vado lì a fare lo scemo di quanto sono bello oggi. Walter, salutiamo tua moglie Luana, certamente. Saluta Luana, Ale. Ciao Luana. Ciao Luana.
di come sono con... Anto sei nella, scusami ma ti salutiamo adesso. Ma non avete sonno? Sì ragazzi, non sono. Rifaccio, like. Rifaccio. Ciao Luana. Ma sono ancora di cipolla. D'amore, altro schifo. Oh, sei impazzita, oh. È vero che cioè, sei. Cioè, c'è la guerra in bocca. Non trattarla male è meravigliosa. Non la tratto male, ragazzi. Ne scherziamo. Ma secondo voi Ale chiamiamo. I pantaloni così si mettono. Ma il GF metteva i pantaloni così? Peggio, ancora più su, Ale. Ma magari sti, ma sti pantaloni dove erano al GF? Perché non ce li avevi? Avevi i pantaloni 8 tagli più grandi? Non me l'hanno fatto entrare. Questi no? Male. Parleremo con gli autori. Perché? Stasera facciamo un party. Un Saturday party, direi. Col buono spalla. Matti, dove giocherai? Non lo so ancora. Saturday. Gianluca, scusami, non avevo letto. Certo. Saluta Gianluca. Mm? Vabbè, anche meno però, eh. No, un Saturday private party. Col buono spalla. Però... Ragazzi, ma il buono spalla vi piace o no? A quel buco qui perché? Cobra dorme sul divano. Cobra sì, ragazzi. Con le sue ciabattine. Riguardiamole. Bene, la faccio domattina, ve lo prometto. Portati alla di Ibiza, magari. Io la domattina di golf. Sì, la ripresa sul cesso la sa, ragazzi. È stato un errore del GF, hanno già parlato. Avete fatto già tu, Alessia. Fatto cosa? Giusto, Ale? L'abbonamento al triciclo. Chiederemo, no? Facciamo il car sharing, il bike sharing. E poi si bucano le gomme dopo. Si bucano le gomme. Ciao Linda, certo che ti salutiamo. Lato B da sogno, dicono. Oh, bene. Cosa? Ragazzi, scusate, non capisco ancora la vita. Lato B da sogno, giustissimo. Mamma mia, non si taglia più. Mi fai salutare. Maribella vuole un tuo saluto. Ciao Maribella, senza trucco. Senza inganno, con un alito d'affanno. Altro che affanno, Ale. C'è un alito che... Ma stasera stendi davvero? E ride, guarda come ride. Aspetta che ti metti nel letto. La lavatrice. Stendi la... Oltre che stendere col tuo alito, potresti stendere la lavatrice. No, la stendi te. Come la stendo io? Certo. L'ho fatta adesso, la stendi te. Alessia sei bellissima, sei sprecata con Matteo. Lino, perché tutta questa cattiveria? Lino, perché tutta questa cattiveria? Lino, perché? Perché Lino? Perché? Perché Lino? Perché? Chi è Lino? Ciao Lino, ti vuoi mettere con me? Tanto lui... Cioè, dormi, vedi, dorme sempre. Lino forever. Dorme dalla mattina alla sera, raga. E fammi sto saluto. Ante! 1999. Ciao Ante! Mi saluti Matte? Saluta Matte. Non ho visto. Vabbè, comunque questo monospalla l'abbiamo... lo apprezziamo, no? Come? Alessia, fai la faccetta che piangi. No, raga, basta, un incubo. Cioè. Matteo non rispondi, vai a giocare alla Roma. Non mi prenderebbero neanche se fossi l'ultimo difensore sulla faccia della terra, penso, quindi... Cobra, ti vogliamo all'isola dei famosi, incredibile. Senti, Cobra. Roma, ho fatto allora, il grande salto. Ragazzi, vogliamo l'hashtag CobraGF. Cobra GF 16. Guarda che ti rubo la scena. Ho capito. Cobra. Dorme ancora. Però vi posso il numero 1. Ma vai alla... No, voglio puzzare come te, ok? No, ma te puzzi molto di più di me. Fai cazzo, sei schifoso. Vai a lavarti. Spacca il monospalla. Il monospalla è davvero sexy, avete ragione. Ciao Stefano, buonanotte. Per il buco. Voglio quella maglietta. Potremmo organizzare un Saturday private party tutti in monospalla. La sciaffata sulla collottola è giusto. Come che la chiami? Collottola. Ma si chiama Scuzza e fa questo rumore. Guarda, per conoscere tua madre, perché sennò partivano le offese pesanti, eh. Se vinci una scommessa, certo che ti saluto, Mark. No, scherzi a parte, un salutone. Cosa pensate di fare in futuro? Bella domanda, non si sa. Non si capisce niente. Qui ogni giorno, ragazzi, diciamo domani andiamo a Volvera, dopodomani andiamo a Viareggio, invece oggi Milano. Domani? Domani Milano. Venerdì? Venerdì,
Aspetta, no. Vorrei sapere un attimo il pensiero del cobra. Com'era? Truccante, sì, Gianna, lo ricompreremo. Sì, mi ha detto, di Adale che la vede cosa mi sta... Ah, era suo! Era mio, sì. Trucco i capelli. Come Alessia Prete My Princess, dai un bacio a Alessia Prete My Princess. Dai un bacio! Per me è vittoria, mi diceva no, Gianna. Dite un attimo, allora, io mi stavo di capelli. Cobra, ti vuoi la pomeriggio 5? Certo! Raga, no, portiamo il pomeriggio 5. Barbara, arrivo. Fai una dichiarazione a Barbara. Barbara, il cobra... Barbara, il venerdì a te. Cobra, ragazzi, tagliate il video e condividete, taggate Barbara D'Urso, dai. Portiamo il comunque. Ho meritato, ragazzi. Comunque grazie per lo stuccante, non so fatto, sono senza. Capelli nutriente. Questi sono i risultati. Bastardo. Che scoperti che faccio al caso del cobra. Aia. E non è finita qui. Ale, che squadra tipo tuo padre? Non è finita qui. Non è neanche lo shampoo. Il cobra c'ha anche lo shampoo, incredibile. Cobra usa lo shampoo antifatto. Questo ce l'ha lasciato qualcuno, mi sa. Il cobra è pieno di forfora, ragazzi. Quanta forfora avrà secondo voi il cobra in testa? Ma come sei scoiato? Non si è cambiata la pelle. Ma perché si può avere la forfora così? Claire. Forfora con te. Non lo faccio vedere. Guarda qua. Ha smesso. Ragazzi, sei il cobra. Ha smesso. Sono a terra per le risate, grazie per il trash che ci regalate. Vai te a fare la doccia, Fra? No, vai te, che puzzi. Ciao ragazzi. No, tu non hai capito, non sai quanto ci mette a lavarmi i denti. Vai pure a farti la doccia. Sì, ho capito. Voglio segnare. No, come faccio con... No, tu non hai capito, non sai quanto ci mette a lavarmi i denti. Vai pure. Ti ho fatto la richiesta, lei. Vabbè, lo facciamo col tuo, Ma toglilo per cortesia. Cosa? Ragazzi, ricordiamo l'hashtag cobra pomeriggio 5, comunque. Ma che sbavata. Non c'era bisogno. Non c'era bisogno, Matteo, di farmi un'altra doccia, l'ho appena fatta. Ragazzi, sta accanto alla pedo, ce ne vuole. Scusate, ma allora io adesso per bagnare lo spazzino sotto l'acqua devo fare così. Che testa di gran cazzo che sei adesso. Ma di nuovo! Ha capito che fa? Cambia la mano, devi rompere, ci sono tanti di mani pulite, devi rompere. Beve questo culo di fuori. C'è Matteo che gira. Ale, che ne pensi di te sul batter? Ragazzi, che devo fare? È accaduto. Ci sono anche io a Varazze sabato. Ancora non lo so, vi farò sapere. Allora, penso di tornare dalla mia famiglia. Tornerò a Volvera, a Torino. Scusa. Dove stai andando? A letto. A letto? Prima ho fatto la diretta con Lillo. Ma come si fa? Ma che ora è, raga? Che giorno è? È l'una e mezzo. Di che giorno della settimana? 6 giugno. Allora, salutiamo un po' di persone. Giusto, dai. A parte fare... C'è Tetti Francesi. Ale, Albe, prima aveva messo uno screen dove ci stava il numero di Barbara. Che ne pensi tu? Ma figuriamoci. Camerin, c'è Fabio Came in diretta! Fabio Camerino in diretta! Fabio. Il grande Fabio... Fabio, ti prego, di qualcosa. Allora, io ho bisogno dell'approvazione... Con lo spazzolino. Ho bisogno...
Ho bisogno di approvazione da parte di Fabio Camerino. Ma chi è Fabio? Fabio Camerino, mio amico, di Volvera. Vabbè, tanto Volvera? Di Volvera. Mi devo finire di lavare i denti. Chi c'è in bagno? Il Cobra? Il Cobra in bagno, ragazzi. Sta facendo la doccia e sta ruttando. Lo tieni tu il telefono. Doccia e rutto per il Cobra. Dai, comunque, facciamo i seri. Vabbè, ti ritirerò allora, un po' di mano. Rispieghiamo. Domani, Milano. Perché ancora non l'abbiamo detto bene. Mattino 5, fra 5, fra 6 ore, ragazzi. Ma dai, ma dobbiamo andare a dormire, ma... Allora, adesso noi andiamo a dormire perché tra pochissime ore dobbiamo essere di nuovo a Cologno Monzese. E siamo a mattino 5 in diretta, seguiteci domani, ragazzi. Mi raccomando. Non è che tu sia così convincente. Ragazzi, sono stanchissimo. Che belle orecchie. Ah, l'hai visto il video che ha trasmesso? Ma sempre quello mi dicono. Datevi un bacio per noi, ovviamente a fine diretta, sì. Anche perché la puzza di cipolla fa schifo, ragazzi. E io mi stavo lavando i denti. Ragazzi, mi mancate anche voi. Cioè, a dire la verità, Matte, ti manca la casa? Ti manca io e te? Io e te che? Io siamo te. Sempre insieme, vabbè. No, lo so, però ogni tanto non pensi a qualcosa. Che ne so, ad esempio oggi, no ragazzi? È il 6 di giugno. Un mese fa io e te... Povero Matteo, quanta pazienza. Oh, vedi, chi è Sara? Leggo bene, Sara, Sara numero uno. Sere Macci. Sì, no, lo so, hai fantastica. Ragione. Hai ragione. Allora, quindi noi un mese fa, diciamo che ci siamo dati il primo bacio. Tutto questo entusiasmo? No. Cioè, non aspettavo di darti più le trombette. Me ne dai un altro? Manca a far così, con tutta sta cipolla. Quel giorno però non puzzavi di cipolla. Matteo, ricordiamo. Te lo ricordi quante volte mi lavavo i denti e mi bevevo il colluttorio per aspettare che tu mi baciassi? Beveva il colluttorio, ti cazzo acchiappato. Beveva il colluttorio fino a ieri l'altro. Così tu mi devi un bacino. Te lo davo comunque, dai. Anche se mi puzzava l'alito. Dai, due domande, dai. Dai, infatti. Sapete che le facevano tanto muro, ma quante incazzate che facevo. Che significa, raga? Non so, non capisco. Un mese di voi, sì, oggi un mese di noi. Non abbiamo... Allora, abbiamo visto tutti i vostri video che sì, ci avete mandato. Ragazzi, avete montato dei video che sono stupendi. Io li ho guardati tutti, stamattina in treno da Roma a Milano. Non sapete... Quante volte mi sono commossa. Come? No, se... Hai imparato a fare anche te la faccina? Te l'hai insegnata... Oggi Barbara ha insegnato la mia faccina a Matteo, rendiamoci conto. Allora, abbiamo guardato tutti i vostri video. Essere così bello poter rivedere tutti i nostri ricordi. Dai, Matteo, a te non sono piaciuti, sinceramente. No, sono stati bellissimi, siete stati dei grandi. Allora, noi, io e Matteo ci pensavamo, no? Sarebbe bello poter fare... Dai, smetti di farlo stupido. Dai, facciamo i seri, dai. C'hai 30 anni, Matteo. 29. Dai, allora, pensavamo di far che? Di organizzare una rimpatriata. Una rimpatriata con tutti i nostri fan. Come Matteo non frega di te, Ale? No, Sara, questa me la devi argomentare. Dai, lo facciamo una rimpatriata. Allora, chiediamo ai fan di mettersi d'accordo tra le parti. È stato creato un gruppo, se non erro, giusto? Mettete... No, intendo il gruppo in direct. Okay. Vabbè, dove ci sono tutte le pagine più importanti. Se vi mettete d'accordo, noi possiamo organizzare una bella festa. Sì, una pizzata tutti insieme. Dato che a noi piacciono le feste. Facciamo una bella pizzata tutti insieme, pizza e birra. Qui ci conosciamo, ci incontriamo, dai. Sì. Magari scegliamo, non so, Milano. Sei la ragazza Torino. Più bella. Vabbè, grazie ragazzi. No, seriamente, mi avete fatto tanti complimenti, forse nemmeno credo di meritarmeli. Sono una ragazza normale. Come me sapete quante ce ne sono. E che molte ancora non ne sono consapevoli.
E la cosa bella è rendersi conto che si può essere persone carine anche senza doverlo per forza ostentare. Non bisogna mai, mai far vedere, cioè ostentare, voler far vedere più di quello che si è. Ho scritto, i denti sono solo le faccette. Non so mia, raga. Che belli. Aspetta. Eh? Ho anche un brufolo, vedi? Strano. No, sono miei ragazzi. Bellissimo, saluta, saluta, saluta. Chi è? Ma no, leggi. Ma aspetta, ragazzi, ma alla fine questo monospalla lo abbiamo promosso alla grande. Promosso. Pieni voti. Ma cosa mi stai guardando altri capelli? I pidocchi. Sono capelli bianchi. Allora, cosa avete scoperto l'uno dell'altro? Dai, Matteo, di che la cosa nuova che hai scoperto di me al di fuori da casa del GF. La cosa nuova che ho scoperto di te? Che quando hai fame ti incazzi come le bestie. Ma è sbagliata. Se non mangio più di mezz'ora diventa un animale. Mi incazzo. Come una bestia. Non si dice, allora mi arrabbio. Sì, no, si incazza proprio, che è diverso. Non rende l'idea, mi arrabbio. Si incazza come le bestie. Allora io mi arrabbio. Ma dai, Matte. Sono 4 giorni che non mangiamo, io non sono abituata, nella casa del Jeff mangiamo solo. Mangiamo solo, e quindi... Vabbè, giù, scorre un attimo. Ragazzi, allora, sei la ragazza più bella di tutte le edizioni del Jeff. Ma sei anche ciecata però, perché c'è il telefono, te lo porti a mezzo centimetro dalla sì, bocca. Infatti, guarda che faccia mi fa. Sì. Ale, organizza. Ragazzi, c'ho puntele poesia. C'è puntele poesia. No, aspetta. Questa è una diretta fantastica perché tra 3, 2, 1, guardate chi c'è in diretta. Puntele! Poesia! C'è in diretta, c'è in diretta. Che ci racconti? Dai. Sulla tazza, spiegami. Guardando Instagram, ho visto che eravate in diretta. Ho scritto, non mica cade. Ah, no, hai scritto Michele Poesia. Ah, raga, ricordiamo l'hashtag Cobra Pomeriggio 5. Il Cobra ha fatto un appello a Barbara D'Urso, Michi. Che vuole arrivare a Pomeriggio 5. Amori, vi ringrazio 5. Tutti per questi complimenti. Sì, sì, siete voi che siete dolcissimi. In diretta sono impazziti col Cobra. Cioè, se vi piaccio anche così, ho vinto famosi. Tutto. Altro che ne fa tutto il Cobra. Vi piaccio anche così? Ma che sei dal Cobra? Sì, siamo al Cobra. Ma ragazzi, avete visto che ho tagliato no, i capelli? Fa la doccia. Si fa la doccia e è rotto come una bestia. Anche no, davvero, Mattia. Comunque. siete troppo carine. Carine e carini. E comunque vi ricordiamo che lei, il GF, e poi le cose importanti sono altre. Milano, certo, sul Duomo, per un giornale, e niente, dimostrate sempre ciò che siete. E vogliatevi bene. Ma che tono, di pomeriggio sono... Ale, hai visto il tatuaggio di Marika? Marika è stata una pazza, allora oggi mi ha fatto una sorpresa. Sono a Roma, mi ha mandato una foto e mi ha fatto vedere che era da tatuatore, non mi sarei mai... Scusa. Scusatemi. Casino. Sto scherzando. Non pensavo mai che... che Marika potesse fare una cosa del genere. Poi non ha detto niente a mamma e papà, poveracci. Mamma e papà con due figli così. Sabato questo. Ormai hanno smesso di fare qualsiasi guerra. Si sono arresi. E ha fatto un tatuaggio stupendo. Io ad esempio non ho nessun tatuaggio. Però una volta che uscirò, riuscirò soprattutto ad avere un po' di tempo, credo che andrò a farmi un tatuaggio anche io. E uno sicuramente sarà dedicato a lei, perché è la persona più importante della mia vita. E anche se sono uscita fuori dalla casa ormai da qualche giorno, non avendo non sono riuscita ad avere ancora un contatto come lei sappiamo. È 2 giorni che non si dorme, non si mangia. Matteo ti ama anche fuori, vedi, tu avevi tanta paura, che carina che siete. Venite a Bergamo, in Brasile. Comunque, ma Mari, quando torniamo, no, me lo farò anche io quel tatuaggio. Sempre a giro, sempre sballottati, senza tutte le valigie a giro, non ce l'avevo pulita. Semplicemente un accampato. Matteo, ma giochi a calcio. Con lui, è il suo compleanno oggi. Aspetta, ragazzi, fatemi leggere i messaggi. Vi rispondo. Ale, facci la faccia. No, ragazzi, ma veramente. Ma io... Allora, oggi no, mi sono vista pomeriggio 5 e non avevo avuto la possibilità ancora di vedere molte cose.
Ragazzi, ma che brutta faccia. Ma io non me lo sarei mai aspettato. Io non... Dai, ci sentiamo domani. Ciao, quando poesia, piangi. Ciao, 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 ciao. Ma... No, si parlava del mio pianto. Non credo. Bruttino, sì. Ma bruttissimo. Cioè, veramente... Sono veramente bruttina quando piangono. Il cobra non è un serpente, ma un pelato potente. Più che ti pisci, mentre la sveglia. Sì. Sei mezzo sveglio. Bravo. Io vado a fare la doccia. Ah, Matteo va a fare la doccia e io intanto mi addormento. No, non dobbiamo incontrare nessuno. Tranquillo. Ciao, io sono Giacchino. La ragazza che mi ha mandato il video ieri. Ah, Matteo manda i video alle ragazze. Questo... Non era un amico. Ah, vabbè. Allora. Ha voglia scrivere. No, stiamo. Ma se dei begalini ho scritto 1000 messaggi. Amore, questo è Angeluccio. Amore, quando vuoi. Angeluccio, vieni in diretta che ti sto aspettando, amore. È impossibile. Mi saluti allora, ragazze, vi saluto tutti quanti. Saluto Mari. Alessia Prete, My Princess. Ragazze, ma quanti gruppi avete fatto? Ma cioè, quanti fan club? Ancora non sono riuscita a vederli tutti. Bellissimo il tatuaggio, non ho parole. C'è Stefano, Ale. Vi amiamo. Stefano Ciancia, che mancuori. Ciao Stefano, grazie. E allora dice la messa. Vabbè, buona notte. Non ci voglio credere, povero Cobra. Povero Cobra. Mi sento in colpa a dormire nel letto tu così. Porta qua. Sembra Baialino Carmelita. Oh. Ma sei a Baialino Carmelita? Sì, sono Carmelita. Lido Carmelita. Fa un po' caldo qui. Prendimi la luce, vai. Notte, fra. Boh. Allora noi ci andiamo a dormire, basta, Matteo. Ragazzi, buonanotte. Dai, basta, io vado a dormire perché domani veramente abbiamo fatto una cosa. Sì, ragazzi, buonanotte. No, allora, abbiamo fatto questa diretta perché vi volevamo ringraziare e volevamo salutare. No, non ci hanno chiesto il sacco oggi perché non oggi, siamo, oggi ci hanno chiesto che fine avete fatto. E niente, siete stati carini veramente. Ci vediamo domani. Ragazzacci, buonanotte a tutti. Mi raccomando, fate. Domani seguiteci su mattino 5. Dai ragazzi, su. Io vado col monospalla. E Matteo va sul triciclo. Domani vado in studio col triciclo, ragazzi. Domani lo chiediamo alla Panicucci, lo chiediamo un triciclo. Facciamo girare per lo studio col triciclo, Matteo. Allora, un bacio a tutti quanti. Ragazzacci, buonanotte ancora a tutti. Un bacione, un bacio. Che sta roba? Vale. Sei un pazzo.